Amici della Voce dallo Stadio, buon pomeriggio, buonasera da Matteo Mosconi. Oggi siamo qui per un riassunto di quanto accaduto in questa penultima giornata del campionato di Serie C. Non ci occuperemo solo del girone A, ma ci occuperemo anche degli altri due gironi perché manca una sola giornata al termine del campionato regolamentare e i primi verdetti sono stati emessi. Partiamo dal girone A che nella giornata di ieri ha visto la aritmetica promozione del Como in Serie B, Como che ha vinto per 2-1 contro l'Alessandria, decisiva ai fini del risultato la doppietta di Alessandro Gabrielloni, autentico trascinatore insieme a Massimiliano Gatto, della formazione lariana di Jack Gattuso, che completa un autentico miracolo sportivo dopo essere subentrato ad inizio stagione. Per quanto concerne l'Alessandria di Moreno Longo, dopo una rimonta strepitosa che aveva portato i grigi a solamente un punto dalla formazione appunto lombarda, tutto si deciderà nei playoff che appunto la squadra piemontese affronterà con il vantaggio di entrare direttamente nella fase nazionale, in quanto il secondo posto è cosa ufficiale. Per quanto concerne la lotta per non retrocedere, nel girone A il Livorno resta all'ultimo posto dopo il pareggio per 2-2 contro la Pro Patria. La Lucchese approfitta della situazione, batte il Lecco per una rete a 0 grazie al rigore di Cruciani e si rilancia in classifica, mentre Pistoiese, Prosesto e Gian Erminio, con i toscani inguaiatissimi, restano ancora in ballo per ciò che concerne la, appunto, sfida, le sfide della post-season per evitare la retrocessione in Serie B. Si deciderà tutto all'ultima giornata, con lo scontro diretto fra Livorno e Prosesto, che rischia di diventare un'autentica sfida suicida per le due squadre, che rischiano appunto di, nel caso del Livorno, salutare aritmeticamente il professionismo e la Serie C, nel caso della Prosesto invece di bruciare completamente quanto fatto invece in tutto l'arco del girone d'andata, che aveva visto la formazione dell'allora tecnico Parravicini addirittura centrare l'obiettivo dei playoff al termine del girone d'andata. Per quanto concerne il girone B, la lotta per la promozione è ancora apertissima. Perugia e Padova prime a 76 punti, con il Perugia che ha il vantaggio degli scontri diretti e che in caso di vittoria nella gara di Salò contro la Feralpi Salò sarà aritmeticamente promosso. Il Padova ha sciupato il vantaggio che aveva accumulato nel corso di campionato, ma ha risposto sul campo battendo il Carpi per una rete a 0. Decisiva la segnatura di Nicastro. Per quanto riguarda la zona retrocessione, nel girone B il Ravenna ha un piede e mezzo in Serie D, anche l'Arezzo rischia moltissimo visti i punti di distanza dal quintultimo posto. Anche in questo caso, però, si deciderà tutto all'ultima giornata. Nel girone C, invece, i due verdetti principali sono stati sanciti perché la Ternana è già promossa in Serie B da diverso tempo, record di punti per alto per la formazione di Lucarelli, ben 90 in 37 partite, un risultato incredibile, quello della formazione umbra. Per quanto concerne invece la retrocessione in Serie D, è arrivata ieri l'ufficialità. La Cavese saluta il professionismo dopo un'annata ricca di delusioni, con solamente 19 punti all'attivo, un risultato abbastanza eloquente per ciò che concerne la situazione dei campani. Noi ci vediamo al prossimo video. Dal prossimo stadio vedremo per l'analisi dell'ultima giornata del campionato di Serie C. Un saluto da Matteo Mosconi.